Buongiorno bimbi, spero che stiate bene. Anche oggi vi proporrò una lezione sui verbi. Voi direte, che novità, eh? Ma io penso a voi, così diventerete degli esperti in verbi e li saprete addirittura cantando. Sì. La puntata di oggi, come sempre, prevede una parte di ripasso unitamente a nuovi contenuti. Dopo aver studiato gli otto tempi del modo indicativo del verbo essere-avere, vediamo nel dettaglio le tre coniugazioni are-ere-ire, oggi soltanto nei tempi presente, imperfetto, passato e trapassato prossimo. Abbiamo già detto nelle precedenti lezioni che are-ere-ire sono le tre coniugazioni dei verbi italiani. Dobbiamo imparare a guardare l'infinito per riconoscerle. Che cos'è l'infinito? È la forma base del verbo. A seconda di come i verbi terminano all'infinito, possiamo suddividerli in queste tre coniugazioni: are, ere, ire. Come si cerca un verbo sul vocabolario? Bisogna conoscerne innanzitutto l'infinito. Infatti, sul dizionario non troverò aiutiamo, vincerò, dormivano, ma aiutare, vincere, dormire. Abbiamo studiato che i verbi della prima coniugazione sono quelli con l'infinito in are. I verbi con l'infinito che termina in ere sono della seconda coniugazione. E rientrano in questa coniugazione anche alcuni verbi che non hanno la desinenza in ere all'infinito. Si tratta dei verbi che terminano in rre, come trarre, porre, produrre, e dei due verbi dire e fare. Perché questo? Perché derivano da verbi latini con la desinenza in ere e perciò mantengono questa coniugazione in ere anche in seguito al passaggio all'italiano. Alla terza coniugazione appartengono tutti i verbi con l'infinito in ire. Ora vi pongo queste domande. Quale tra i seguenti verbi è all'infinito? Poi ci pensate un attimo. Viaggiavano, vedere, pulisce. La risposta corretta è vedere. Quale tra i seguenti verbi non è all'infinito? Ballare, scendo, partire. La risposta corretta è scendo. Adesso un po' di ripasso su quanto abbiamo studiato nella lezione precedente. Il presente si usa per descrivere un'azione che si verifica nel momento in cui si parla. Ora faccio i compiti. Oppure per esprimere un'azione che avviene abitualmente. Tutti i giorni mi sveglio alle 7. O ancora fare affermazioni generali. Esempio, la Mole Antonelliana si trova a Torino. Il passato prossimo è un tempo composto che si usa per indicare un'azione avvenuta nel passato recente. Ieri, quindi è recente, ho incontrato Filippo. O che, pur essendo accaduta in un tempo lontano, continua ad avere degli effetti, cioè delle conseguenze, sul presente. 2 anni fa, è lontano nel tempo, non come ieri. 2 anni fa ho imparato a leggere. 2 anni fa l'ho imparato. Ma so ancora farlo oggi. Passiamo all'imperfetto che esprime un'azione passata di una certa durata. Esempio, prima di arrivare a Torino, Marco viveva a Genova. Marco non vive più là, ma è vissuto a Genova per un po' di tempo. Oppure l'imperfetto si usa per parlare di un fatto che avveniva ripetutamente nel passato. Da piccola giocavo spesso a nascondino con i miei amici. Oppure
O ancora l'imperfetto si utilizza per indicare la contemporaneità tra due azioni passate, cioè quando due azioni avvengono contemporaneamente. Ricordiamo questa parola lunghissima. Un esempio può essere: mentre studiavo scienze, la mamma preparava il pranzo. Infine, il trapassato prossimo è un tempo composto che si usa soltanto per indicare un'azione passata avvenuta prima di un'altra anch'essa passata. Ad esempio, Luca mi disse che aveva trovato casa a Torino. Prima Luca trova casa a Torino e soltanto dopo lo comunica all'amico. Giusto? Adesso vediamo assieme il presente e l'imperfetto, tempi semplici, ed il passato e il trapassato prossimo, tempi composti di un verbo appartenente alla prima, seconda e terza coniugazione. Nella prossima lezione studieremo i quattro tempi mancanti, cioè passato e trapassato remoto e futuro semplice e, fut con, cioè, e futuro semplice barra anteriore. Prenderò come riferimento i verbi che Papù ci propone sul libro rosso di grammatica, di cui vi invio copia tramite registro. Troverete anche su Impara Facile, a pagina 10 e 11, le tre coniugazioni con i verbi parlare, cadere e sentire. Sappiate che tutti i verbi appartenenti alla stessa coniugazione si coniugano secondo e seguendo lo stesso schema, cioè allo stesso modo. Ecco che Papù Rosso ci propone amare per la coniugazione are, la prima, credere per la seconda coniugazione e dormire per la terza coniugazione. Ma altrettanto vale per i verbi che propone Impara Facile, perché ribadisco che tutti i verbi appartenenti alla stessa coniugazione si coniugano seguendo lo stesso schema. Ricordiamoci che nei tempi composti i verbi ausiliari essere e avere sono espressi nel corrispondente tempo semplice. Quindi, per formare il passato prossimo, utilizzerò il presente del verbo essere e avere, mentre per formare il trapassato prossimo dovrò considerare l'imperfetto del verbo essere o avere. Per formare i tempi composti, alcuni verbi sono sostenuti accompagnati dall'ausiliare essere, mentre altri dall'ausiliare avere. Man mano li impareremo e quindi sapremo a quale ausiliare abbinarli. Allora, guardiamo la tabella di cui vi parlavo. Partiamo dalla prima coniugazione. Io li leggo e voi ripetete i verbi assieme a me. Partiamo. Tempo presente. Io amo, tu ami, egli ama. Noi amiamo, voi amate e si amano. Passato prossimo, utilizzo il presente del verbo avere, io ho e poi seguito dal participio passato del verbo amare, che è amato. Io ho amato, tu hai amato, egli ha amato. Noi abbiamo amato. Voi avete amato, essi hanno amato. Imperfetto. Io amavo, tu amavi, egli amava. Noi amavamo, voi amavate, essi amavano. Trapassato prossimo, come si compone? Con l'imperfetto del verbo avere seguito dal participio passato del verbo amare. Io avevo amato, tu avevi amato, egli aveva amato. Noi avevamo amato, voi avevate amato, essi avevano amato. Passiamo alla seconda coniugazione, tempo presente. Verbo credere. Io credo, tu credi, egli crede, noi crediamo, voi credete, essi credono. Passato prossimo, stesso discorso. Tempo presente del verbo avere, seguito dal participio passato del verbo credere che è creduto.
Io ho creduto. Tu hai creduto. Egli ha creduto. Noi abbiamo creduto. Voi avete creduto. Essi hanno creduto. Imperfetto. Io credevo. Tu credevi. Egli credeva. Noi credevamo. Voi credevate. Essi credevano. Tra passato prossimo, quindi tempo imperfetto del verbo avere, seguito dal participio passato del verbo credere. Io avevo creduto, tu avevi creduto, egli aveva creduto, noi avevamo creduto, voi avevate creduto, essi avevano creduto. Infine, la terza coniugazione con il verbo dormire. Tempo presente. Io dormo, tu dormi, egli dorme. Noi dormiamo, voi dormite, essi dormono. Passato prossimo, formato da presente del verbo avere, seguito dal participio passato del verbo dormire, che è dormito. Io ho dormito, tu hai dormito, egli ha dormito. Noi abbiamo dormito, voi avete dormito, essi hanno dormito. Imperfetto. Io dormivo. Tu dormivi. Egli dormiva. Noi dormivamo. Voi dormivate. Essi dormivano. Tra passato prossimo, quindi tempo imperfetto del verbo avere seguito dal participio passato del verbo dormire. Io avevo dormito. Tu avevi dormito. Egli aveva dormito. Noi avevamo dormito, voi avevate dormito, essi avevano dormito. Quindi nella prossima lezione vedremo i quattro tempi mancanti delle tre coniugazioni. Per oggi abbiamo concluso i contenuti che volevo proporvi e come sempre spero che sia chiara la lezione, sia stata chiara. Vi darò degli esercizi per fare pratica. Vi saluto affettuosamente. Vi mando un grosso, grosso abbraccio. Alla prossima puntata. State bene. Ciao!